Eccoci di nuovo nell'ospedale specializzato Svetivit. Anche il tema di oggi sarà dedicato ai bambini. Penso che questa popolazione dei più giovani meriti la massima attenzione. Quello che è una grande negligenza da noi è la perdita del momento giusto per scoprire tempestivamente i cambiamenti corneali nei bambini e nel caso che ci siano i cambiamenti distrofici localizzati sulla superficie, si può applicare il trattamento con il laser ad eccimeri. È già stato detto che il laser ad eccimeri non si applica solo per la correzione diottrica, ma ha un'applicazione molto più ampia nel trattamento dei cambiamenti sulla superficie corneale, visto che questo tipo di offuscamento può essere un motivo di ambliopia nei bambini, dunque dell'impossibilità che la funzione visiva sviluppi il suo pieno potenziale. Nei bambini, oltre alla rimozione di questi cambiamenti superficiali, esiste spesso la possibilità di eseguire nello stesso tempo anche la procedura di rifrazione, qualora si registri anche l'errore di rifrazione, dunque la diottria. Questo comporta la PTK, la cheratectomia fototerapeutica e la cheratectomia fotorefrattiva, cioè la PRK, che abbiamo già eseguito nel nostro ospedale. Succede spesso che nel corso della vita il bambino riceva un'infezione virale dopo la quale può rimanere l'offuscamento superficiale, cioè una cicatrice corneale superficiale o un'erosione corneale o una lesione corneale che finirà con una cicatrice superficiale. In queste situazioni l'acuità visiva cala, la vista si indebolisce e la correzione con lenti o occhiali non è possibile. Questo offuscamento si deve rimuovere e si deve restituire la funzione visiva precedente. Dunque si applica di nuovo la PTK, cioè la cheratectomia fototerapeutica, nei casi dei danni alla superficie corneale e delle cicatrici corneali dopo infezioni virali. Si tratta più spesso dell'infezione erpetica. Per spiegare ai genitori e avvicinargli un po' come il loro bambino vede attraverso un offuscamento corneale esistente negli strati superficiali e come vede dopo l'applicazione terapeutica del laser, ve lo dimostreremo oggi. Dunque, come vedete qui sul monitor è rappresentata la superficie corneale, è marcata con questo slit, dove si vede che è offuscata. Quello che vede il bambino è l'immagine accanto, allora l'immagine di un palazzo del tutto offuscata. Dopo l'applicazione della cheratectomia terapeutica, dopo l'applicazione del laser con il quale abbiamo rimosso questa parte superficiale offuscata, l'acuità visiva è così, è una funzione visiva del tutto normale. In questa immagine a sinistra vedete l'immagine di una superficie deformata della cornea con una cicatrice dopo un'infezione virale erpetica e l'immagine dopo la correzione con il laser, cioè dopo la cheratectomia terapeutica dove abbiamo rimosso la cicatrice superficiale. Qui si vede anche l'offuscamento, cioè una cicatrice post-traumatica sulla cornea e l'immagine dopo l'applicazione del laser, dove l'abbiamo rimossa del tutto e abbiamo restituito l'acuità visiva il 100% in quest'occhio. Dunque un occhio del tutto guarito. Come è già noto, esiste la possibilità di combinazione qualora esista l'offuscamento corneale dove si deve applicare il laser terapeutico e nello stesso tempo il paziente abbia anche l'errore di rifrazione. In questo caso particolare è l'iperopia più 4,25. La combinazione della PTK e la PRK, dunque l'applicazione del laser terapeutica e refrattiva, fornisce una superficie corneale del tutto limpida, una cornea trasparente con la diottria corretta. Quindi l'eliminazione della dipendenza di lenti a contatto e occhiali e la rimozione dell'offuscamento corneale in un
un atto. Come avete visto, il campo della chirurgia refrattiva è enorme, specialmente il campo dell'applicazione del laser qui. Grazie allo sviluppo dell'oftalmologia, oggi possiamo applicare il laser in tutti i pazienti, dai più giovani ai più anziani, perché, come avete visto, questi cambiamenti esistono dai più piccoli ai più anziani. Cicatrici corneali, traumi, errori di rifrazione che oggi risolviamo con molto successo.